La festa della Toscana quest'anno è stata l'insegna della lotta ai linguaggi d'odio. Era cominciata però in un cimitero, quello di Cascina, dove è sepolto un cittadino americano giustiziato con la pena di morte, a cui gli studenti di qui vollero dare conforto a distanza, perché la Toscana già nel 1786 la pena di morte la tolse e fu il primo stato al mondo a farlo. Proseguendo sulla strada dell'impegno condiviso da tutti i gruppi politici, il Consiglio firma anche il manifesto della comunicazione non ostile, un gesto simbolico per ribadire che sul web e sui social occorre tenere comportamenti e linguaggi idonei, tema che ha affrontato anche il CORE come in un convegno. Il presidente del Consiglio regionale, in diretta su Telegram Ducato, ha confermato che la tradizione della festa della Toscana proseguirà e si rinnoverà in forme nuove, con altre idee e un ulteriore slancio. Dai valori della memoria al ruolo dei giovani in prospettiva e l'impegno dei membri del Parlamento degli studenti, che per la prima volta si sono riuniti per eleggere il loro presidente e i suoi collaboratori dopo un percorso di formazione compiuto a Montecatini. Vedremo le immagini e soprattutto ascolteremo le loro voci per capire anche dove dovrebbe andare, secondo loro, la politica toscana. Di certo c'è un elemento molto positivo che ormai è patrimonio di tutti, la lotta all'inquinamento, che si concretizza in varie iniziative come il concorso Scuola Plastic Free per gli studenti dell'anno 2020-2021 e Lido Sostenibile per gli imprenditori balneari. In questi giorni ci sono state le premiazioni e c'è anche una promessa: Toscana senza plastica dal 2030. Volterra nel 2021 sarà la capitale toscana della cultura, a Betone Cutigliano quella dello sport. L'annuncio dei giorni scorsi, già fatto anche in TV, ora trova conferma nel lavoro delle Commissioni Cultura e Sanità e Sport riunite congiuntamente. La Toscana ricorda il suo vero primato mondiale, l'abolizione della pena di morte nel 1786, quando nessuno ancora lo aveva fatto. L'elemento più appariscente quest'anno è l'illuminazione di palazzi e monumenti di bianco e rosso. Il più rumoroso, diciamo così, è il grande corteo di Firenze. Il più intenso e raccolto è questo, al cimitero di Cascina. Qui è sepolto Gregory Summers, detenuto americano ucciso 15 anni fa nel braccio della morte in Texas perché considerato mandante dell'assassinio dei suoi genitori. Si è proclamato sempre innocente. Negli ultimi mesi di vita ha avuto un lungo scambio di lettere con gli studenti della scuola media di Navacchio, che l'hanno confortato, incoraggiato, e lui, a sorpresa, ha voluto essere sepolto qui, lontanissimo dalla sua terra. Il presidente del Consiglio regionale e il sindaco depongono i fiori in una breve cerimonia che Telegram Ducato ha trasmesso in diretta il 30 novembre al mattino. Come dice la sua lapide, dal braccio della morte all'abbraccio della Toscana. Scelse di venire qui perché questa è terra di diritti, perché la Toscana è la terra che per prima abolì la pena di morte. È una storia simbolo, il simbolo che però dobbiamo ancora con forza segnalare, perché purtroppo ancora negli Stati Uniti, come in altri 100 paesi del mondo, vengono giustiziate tante donne e tanti uomini. E credo che dalla Toscana debba partire un messaggio forte, che tutti gli altri paesi del mondo aboliscano la pena di morte. Da qui parte un messaggio contro la pena capitale e indirizzato soprattutto ai giovani, che poi sono chiamati in futuro a attuarla e lavorare appunto per una società più giusta, più equilibrata. E alla fine, diciamo, la Toscana si connota con la propria festa regionale come terra di diritti, e questo è forse il messaggio migliore che possiamo mandare dalla nostra terra. Tardi il dibattito si è spostato a Firenze, al Teatro della Compagnia. Sono intervenuti anche il presidente di Amnesty International, Emanuele Russo, e la professoressa Gaetana Morgante, direttrice dell'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna. Sullo sfondo, certo, ancora il ricordo dell'abolizione della pena di morte che metà stati nel mondo applicano ancora. E poi c'è un riferimento al tema scelto in questa edizione della festa, quello che agita il dibattito pubblico: i linguaggi d'odio sul web e sui social. Ma sentiamo la professoressa Morgante proprio sull'abolizione della pena di morte. È una scelta che la Toscana 235 anni fa ha fatto in modo molto coraggioso, e ancora oggi ci sono molti paesi che la mantengono, talvolta anche convinti
convintamente, nonostante i dati anche empirici dimostrino che non ha diciamo una efficacia deterrente pari a quella che ci si aspetta. Quindi è una scelta di civiltà che ancora molti stati devono compiere, e la Toscana da questo punto di vista è stata una apripista importantissima. All'inizio della seduta viene letto il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre. Scrive lei, che presiede la Commissione del Senato per il contrasto all'intolleranza, al razzismo, all'antisemitismo, dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio, significa porre nella giusta prospettiva storica, giuridica e culturale un tema decisivo come quello dei diritti umani. Oggi vogliamo mandare un messaggio specialmente alle ragazze e ragazzi più giovani: non siate mai indifferenti. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone. Un passaggio di testimone in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. Ai ragazzi più giovani, alle ragazze, dico di non voltarsi mai dall'altra parte se un loro coetaneo è molestato in rete oppure dal vivo. Avete visto cosa è successo alla vostra collega Greta qualche giorno fa, e questo è solo un caso piccolo rispetto alla violenza che ogni giorno tante donne e tanti uomini ancora subiscono. Ancora più della metà della popolazione della Terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema razza, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali, perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. Magari con qualche anno dopo scoprire che si tratta di un errore giudiziario, o comunque con il sacrificio di una vita umana che invece deve vivere il suo percorso naturale fino alla fine, anche con la possibilità di poter rieducare se stessi e rendersi conto dello sbaglio che si è fatto. Parlano in TV, arregionando anche gli altri membri dell'ufficio di presidenza, espressione dei diversi gruppi, dei diversi partiti. Il filo conduttore che lega tutte le iniziative è una scelta giusta, lo dicono tutti, sia gli esponenti di maggioranza che quelli di opposizione. Partiamo con Italia Viva e Partito Democratico. La festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi è attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante che deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere può testimoniare ed essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi, perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. Abbiamo collegato questa giornata a una riflessione sui diritti, sui nuovi diritti anche, ovvero quelli che spesso vengono lesi dall'utilizzo delle moderne tecnologie, e sappiamo bene che questo accade quotidianamente, che ancora oggi non c'è una cultura formata sul tema, e quindi anche come Consiglio regionale abbiamo voluto dare questo contributo. Credo poi che questa toscanità, questa Toscana dei diritti, debba essere celebrata tutti i giorni, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, perché sappiamo bene che alimentare la cultura del rispetto dei diritti richiede molto sforzo, è una pratica quotidiana in tutti i luoghi in cui ci possono essere soprattutto giovani che hanno la titolarità del loro futuro e soprattutto la responsabilità di costruirlo. Adesso ascoltiamo i due membri dell'ufficio di presidenza di Lega e Fratelli d'Italia. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti contro tutte le forme di odio,
anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana. E questo è un gran bel segnale, sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. Sì, la giornata di oggi anche come ufficio di presidenza abbiamo fortemente voluto questo tema, perché è un tema assolutamente attuale. Io penso che proprio in relazione al tema scelto per combattere il linguaggio d'odio, per combattere quanto troppo spesso succede sui social, fin dalla più tenera età si possa pensare di dedicare la festa della Toscana a chi ha fatto del linguaggio e con il linguaggio la storia dell'umanità e la storia nostra, e quest'anno ne ricorre il 700° anno, che è Dante. All'iniziativa ha partecipato anche il segretario dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, Luca Pastorino, che è sindaco di Bogliasco, un comune ligure al confine con la nostra regione. Festa della Toscana tradotta con le giuste parole del Presidente vuol dire innanzitutto una sfida che parte dalle comunità ad usare un linguaggio giusto per veicolare temi che molto spesso anche chi fa politica come me pensa che siano scontati, no? Nei messaggi che lanciamo, nelle manifestazioni che facciamo. Quindi partire anche dalla piccola comunità come la mia, e diciamo, oggi rappresentate da tutti i sindaci della Toscana, insomma, quanto di meglio si possa fare. Nell'occasione il Consiglio regionale toscano firma, ed è il primo consiglio a farlo in Italia, il manifesto della comunicazione non ostile. Un'iniziativa simbolica ma di grande impatto, che parte da un'esperienza del Nord Italia a cui aderiscono già molte associazioni, movimenti e cittadini. E in questo ambito arriva anche un bel messaggio molto apprezzato del difensore del Napoli, Koulibaly. La festa della Toscana alla fine convince molto il presidente del Consiglio regionale, anche per il grande corteo che c'è stato dopo la seduta solenne al teatro. Fu un suo predecessore, Riccardo Nencini, ad introdurre questa festa con una legge del 2001, ma già nel 2000 si era ben celebrata a Firenze. Mazzeo ne ha parlato in diretta TV a Telegranducato nel nostro programma quindicinale Il Mio Consiglio. Conferma che ci sarà durante tutto il suo mandato? Sì, ci sarà. Io voglio fare anche qualcosa di più grande. Vorrei fare una sorta di evento collettivo dei toscani nel 2022. Ora non vi dico di più, ma ho un'idea bella. Sperando di come può superato la pandemia. Certo, a questo ancora non si può fare. Ma vorrei fare una cosa in cui si sentano protagonisti tutti, alle associazioni di volontariato, al mondo delle categorie economiche, ai ragazzi delle scuole. Vorrei fare un momento collettivo di festa per la Toscana. Del tema dei linguaggi d'odio, soprattutto rivolti alle donne, si era parlato anche qualche giorno prima, del 30 novembre, di un'iniziativa del Corecom che cadeva all'indomani della giornata contro la violenza sulle donne, violenza di parole, di linguaggio, di minacce. Proprio la comunicazione, anche il giornalismo, giocano spesso un ruolo decisivo, come sottolinea il presidente del Corecom. Assolutamente, noi abbiamo proprio provato a ragionare su questo, che il giornalismo, la politica, le istituzioni, la scuola spessissimo si costruisce con un uso improprio della parola dei mostri. Dobbiamo intervenire sulla cultura, sulla scuola, e allora è necessario, secondo me, che le scuole inizino davvero con una educazione dei sentimenti, perché questo è il tema. Perché l'unica arma in fondo è sensibilizzare prima che avvengano certe cose, è convinto di questo? Assolutamente. Se non... La repressione è difficile. Ma la repressione la considero una delle cose più negative. Le donne sono il bersaglio preferito purtroppo molte volte in rete, dell'odio in rete. Le donne sono il bersaglio preferito proprio per questa disparità, per questa simmetria di potere che non viene, come dire, non viene accettata dall'uomo, no? Per questo meccanismo patriarcale che resiste, insiste e che, non trovando giustificazione da
da nessuna parte. Quello che mi preme sottolineare è che purtroppo sono spesso le donne che mantengono loro stesse hanno interiorizzato questa subalternità. L'impegno, naturalmente condiviso dalla Commissione Pari Opportunità, guidata ora da qualche settimana da Francesca Basanieri. Sì, è un impegno che condividiamo e che vorremmo costruire a partire dalle giovani generazioni e dalle scuole. Infatti ci siamo impegnati appunto con Corecom a lavorare con le scuole per costruire dei percorsi contro il linguaggio di odio, per l'educazione al linguaggio corretto e all'affettività. Interviene anche un'attrice, Gaia Nanni. Siamo partiti da un carillon di voci, sono tutte frasi che forse ci siamo sentite dire nelle nostre pareti domestiche, all'ufficio, quando il nostro collega per le stesse mansioni casomai guadagna più di noi inspiegabilmente. Una violenza un po' sottile, più silenziosa, che non assomiglia a un orco brutto con gli occhi verdi, ma alla quale dobbiamo cercare di fare attenzione. E poi ho letto un frammento del libro di Nicoletta Verna, edito da Einaudi, Il valore affettivo, che invece coglie proprio quella violenza sui modelli di rappresentazione femminile che noi vediamo rappresentati al cinema, in televisione, in pubblicità e con i quali le donne di 40 anni come me, ma non solo, ci fanno i conti tutti i giorni, quando aprono un giornale, quando montano su un autobus o quando vanno a vedere l'ultimo film nelle sale. Mauro Cioci, del liceo Salutati di Montecatini, è il nuovo presidente del Parlamento degli Studenti, che si è insediato il 26 novembre scorso. Ha solo 19 anni, ma ha già le idee chiare sul ruolo che dovrà svolgere questo organismo che presiede. I temi su cui lavorare sono tanti. Uno da tanti è far conoscere la nostra istituzione, perché purtroppo non è tanto conosciuta, anche se dà una grande possibilità, cioè quella della rappresentanza. E finché ogni studente, ogni istituto non ha la piena consapevolezza di questa possibilità, questa istituzione perde. Poi naturalmente ci sono tantissime questioni in generale su cui lavorare, temi ambientali, temi logistici, di trasporti, temi culturali, di sanità in questo periodo difficile per la sanità pubblica, quindi ci saranno tanti temi su cui lavorare. Vi ascolteranno i grandi? Speriamo, diciamo che abbiamo visto sempre una disponibilità da parte soprattutto del Consiglio regionale, quindi penso che ci ascolteranno, spero che ci ascolteranno. A Telegranducato intervengono molti degli studenti protagonisti qui e in tante altre occasioni di confronto, ne ascoltiamo alcuni. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Mi aspetto di riuscire a portare le mie proposte, le mie idee, di essere partecipativo e di portare arricchimento al Parlamento e cercare il confronto tra tutti gli studenti della Toscana che verranno rappresentati appunto da noi del Parlamento, e spero di poter migliorare la situazione nelle nostre scuole e di creare un futuro possibilmente migliore. Quali sono i temi su cui vi impegnerete di più o pensi di impegnarti? Allora, principalmente io spero che toccheremo tutti i temi che comunque creano problematica all'interno delle istituzioni scolastiche. E io invece credo di riuscire a contribuire maggiormente dal punto di vista di cultura e istruzione, poiché sono argomenti che mi toccano particolarmente, perché a mio parere senza una cultura non si può avere nulla, nemmeno un Parlamento. Quindi a mio parere la cultura è una di quelle cose di cui io penso di occuparmi maggiormente. Cosa ti ha spinto a fare questa esperienza? Questa esperienza, diciamo, è spinta da tante cose, da tanti fattori che a parer mio accomunano tutti i giovani, ovvero quello dell'andare avanti, del farsi sentire. Oggigiorno molti ragazzi hanno voglia di parlare e non ci riescono, perché a volte hanno paura di non essere mai ascoltati. Io sono venuto qua appunto per parlare, fare portavoce appunto per queste persone che comunque che portano sia come me che come anche gli altri partecipanti, il presidente del Parlamento regionale, portano un bagaglio, e dentro questo bagaglio ci sono tutte le loro iniziative, le loro aspettative per il futuro. Qual è l'aspettativa per questa esperienza, da questa esperienza? Allora, in primo luogo da questa esperienza di Parlamento mi aspetto una formazione di me stessa come cittadina attiva e spero di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che vorrei portare nelle scuole insieme all'aiuto di altri studenti, e per riuscire a creare proprio una comunità, un'unione tra tutti gli studenti della Regione Toscana. Quali sono gli obiettivi principali? Gli obiettivi principali sono riuscire a garantire
il diritto allo studio in modo equo a tutti, quindi riuscire a sconfiggere i problemi logistici, economici che può presentare comunque anche la lontananza tra scuola e casa. Allora io, come ho già detto anche nell'intervento, reputo che il Parlamento sia l'espressione dei ragazzi e degli studenti e noi come tali dobbiamo impegnarci sia per perseguire i nostri valori, i nostri ideali, sia per cercare di lottare contro quelle ingiustizie e quelle difficoltà che ogni giorno subiamo e viviamo. Ad esempio mi viene in mente la questione dei trasporti, dell'edilizia scolastica, appunto delle infrastrutture. Sono tutte tematiche appunto empiricamente dimostrabili che ogni giorno recano danno e recano in qualche modo difficoltà agli studenti. Vi aspettate che gli adulti vi ascoltino? Beh, chiaramente sì, perché comunque siamo, come dicevano prima, anche i ragazzi che si volevano candidare alla presidenza, un organismo istituzionale che non ha niente da invidiare agli organismi istituzionali degli adulti, perché siamo esattamente come loro, semplicemente loro possono essere coloro che mettono in atto le nostre richieste. Li incontrano in aula due consiglieri regionali adulti, definiamoli così, sono la presidente della Commissione Cultura e Istruzione e il portavoce dell'opposizione. Quanto siete disposti ad ascoltare, voi grandi, diciamo così, le istanze di questi ragazzi e a cercare anche di metterle in pratica? Moltissimo, io devo dire personalmente li ritengo appunto cittadini e cittadine con cui interloquire e la loro voce è la voce di chi da una prospettiva differente vede la stessa realtà. Mi ha molto colpito, qualche tempo fa ho incontrato uno degli attivisti del movimento Fridays for Future di Greta Thunberg, un ragazzo irlandese, e io li immaginavo arrabbiati con la nostra generazione, invece lui mi ha detto una cosa molto saggia, mi ha detto: ma voi non potete trovare le soluzioni perché siete cresciuti nella logica del problema, voi siete immersi nel problema, è chiaro che non potrete vedere voi le soluzioni, per questo è necessario lo sguardo di chi vede le soluzioni. Ecco, io credo che noi con questa pacatezza e saggezza dei giovani dobbiamo fare amicizia e accettare che c'è una prospettiva sulle cose che noi semplicemente non possiamo vedere. Sì, questi ragazzi sono, devo dire, ho seguito anche l'assemblea e anche quello che hanno detto, mi sono un po' ritrovato anche nel mio percorso da rappresentante degli studenti nelle varie istituzioni e devo dire che è un'esperienza questa del Parlamento regionale toscano dei giovani che aiuta e spero questi ragazzi ci diano anche sollecitazioni per il nostro lavoro. Parla anche Bernard Ica, che adesso è consigliere della Giunta proprio per i giovani, ma che a lungo ha presieduto il Parlamento degli studenti. Cosa le ha dato la sua esperienza? Tantissimo, tantissimo, credo che abbia inciso più di ogni altra esperienza nella mia vita, perché ha fatto toccare con mano quanto gli adulti e i giovani insieme possano camminare insieme, quanto quel dialogo tra generazioni non sia soltanto una frase retorica ma sia una necessità per affrontare le sfide difficili che abbiamo davanti. È una sorta di consiglio regionale o Parlamento in miniatura? Noi abbiamo bisogno di giovani che ci raccontino la loro visione del mondo dai loro occhi, non dagli occhi degli adulti, quindi abbiamo bisogno di ragazze e ragazzi che siano ragazze e ragazzi, che ci diano quell'apporto in più, quel valore aggiunto che può derivare soltanto da loro, altrimenti meglio l'originale della copia, quindi non devono essere una copia. Un grande tema di riferimento per questi ragazzi è quello del cambiamento climatico, da affrontare e governare con scelte più coraggiose, diverse certamente dal passato, e su questo si inserisce una delle ultime iniziative celebrate questa settimana. Il concorso Scuola Plastic Free era diviso in sezioni. Nella prima premia gli studenti di Castelnuovo di Garfagnana con il viaggio di una bottiglia di plastica nel cerchio, gli studenti di Massarosa l'alfabeto dell'ambiente e Margaritone Arezzo con Salvare oggi il mondo di domani. Per la musica hanno vinto gli studenti di Roccastrada, Grosseto e Fucecchio. Nella sezione multimediale premia la scuola di Casole d'Elsa con il progetto Be Plastic Free, Piazza al Cerchio con un oceano di plastica per ogni mare e Monteroni d'Arbia Murlo con il progetto Save the Planet Toscana Plastic Free.
Ci sono stati premi anche per gli stabilimenti balneari virtuosi, quelli che meglio, secondo la Commissione, hanno applicato parametri moderni di ecosostenibilità. Al primo posto il Bagno Arizona di Viareggio, al secondo il Boschetto di Follonica, terzo posto per la Bonaccia di Forte dei Marmi. Il presidente Mazzeo alla fine lancia una sfida che è anche un impegno forte, concreto e coraggioso per i prossimi anni. Ma questo della sostenibilità è per noi un tema centrale che ci vuol porre anche un obiettivo: rendere la Toscana di qui al 2030 la regione più sostenibile d'Europa. Per farlo serve l'impegno di ciascuno di voi, di ciascuno di noi. Non bastano le istituzioni, serve un patto collettivo. Noi con Regionando ci ritroviamo tra 7 giorni, venerdì 10 dicembre, dopo il TG della sera di Telegranducato.